di fare la prima uscita. Grande successo come sempre per le creazioni dei volontari del comitato organizzatore, dai Minions di Cattivissimo Me ai personaggi della famiglia Simpson, che torneranno in strada in occasione delle prossime due domeniche, 15 e 22 febbraio. Aperta tutte le sere invece la taverna tipica del centro storico. Vediamo insieme le immagini nel servizio. Finalmente domenica scorsa è arrivato il momento per i carri allegorici del carnevale dei bambini di Acquasparta di uscire dai capannoni dentro i quali tanti volontari hanno lavorato per mesi per rinnovare il tradizionale appuntamento, sempre molto sentito e che ogni anno attira la folla delle grandi occasioni. La prima sfilata non ha tradito le attese dopo qualche apprensione per le condizioni meteo che hanno preceduto il giorno di festa. Così la 22esima edizione del Carnevale di Acquasparta si è potuta aprire con le maggiorette in testa la sfilata e poi a seguire la musica e l'allegria della banda della Racchia di Colle Scipoli. Poi il momento più atteso dai più piccoli, che hanno potuto ammirare il primo carro allegorico, quello dedicato ai cartoni dei Simpson. La scombinata famiglia americana di Springfield con Bart, Lisa, Homer, Marge e Maggie riprodotti alla perfezione. A seguire il carro allegorico dedicato a vari personaggi dei cartoni animati più famosi degli ultimi tempi, dalle Wings a Dragon Ball. Terzo e ultimo carro, per ordine di sfilata, non certo di importanza, quello dedicato alle due fortunate pellicole di animazione Cattivissimo Me, con i Minions e le loro canzoncine cantate a memoria dai bambini. Dai carri come sempre il lancio di dolciumi, palloni, peluche e gadget e poi le attrazioni di sempre molto ambite dai più piccoli come il brucomela, le tazze girevoli, la carrozza trainata dai My Little Pony e il treno Orient Express. Le sfilate verranno ripetute nelle domeniche del 15 e 22 febbraio sempre con ingresso gratuito, così come a disposizione il parcheggio in zona Fonti della Merino. Sempre aperta invece la sera e anche domenica a pranzo la taverna situata nel centro storico, dove è possibile gustare i piatti tipici della gastronomia locale, dai picchiarelli alla polenta, agli arrosticini del cantiniere, fino al castrato alla brace, oltre a diverse specialità nel menù e ai dolci tradizionali del carnevale. E ogni domenica di carnevale sono previste anche visite con prenotazione obbligatoria a Palazzo Cesi a cura dell'Associazione Naiadi. Barman specializzato.